Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Io sono Mirko Montecchiani e intervengo in questa iniziativa come speaker per IRIFOR Macerata. IRIFOR Macerata, chiunque qui penso è tra le persone che fanno parte, diciamo, dell'entourage, diciamo, della sfera della città di coesione, conoscono più o meno l'IRIFOR. L'IRIFOR è un istituto nazionale di ricerca e formazione che ha diverse sedi operative nel territorio nazionale e oggi qui rappresento la sede operativa di Macerata. Abbiamo sviluppato tra quelle che sono state le nostre iniziative una piattaforma per consentire a chiunque produca contenuti multimediali, in particolare video, di poter inserire in questi video un'audiodescrizione in maniera semplice, veloce e immediata. Anche tra noi, gli sviluppatori, tra diciamo, le case produttrici software, o insomma, ma non solo, anche nell'ambito didattico, per esempio, no? Ci troviamo spesso a dover produrre dei contenuti video sia come materiale, diciamo così, informativo, sia come materiale di tutoraggio, di apprendimento, no? Quindi spesso abbiamo diciamo, spesso questi video risultano, diciamo, non sempre comprensibili alle persone, agli utenti con disabilità visiva. E qui ci viene incontro, diciamo, questo nuovo strumento che abbiamo. Sì, scusate un attimo, le slide sono due PDF e apriamo. Sono qua. E apriamo il termine, si chiama AD Process. Sì. Allora, dicevo, quindi mostreremo un po' il funzionamento di questa piattaforma, come è stata concepita e in quali modi possono essere inseriti diciamo, testi descrittivi all'interno dei video. Intanto iniziamo dicendo che si tratta di una piattaforma, di una, scusate il gioco di parole, piattaforma cross-platform, cioè che funziona in tutti i sistemi operativi proprio perché si tratta di un'applicazione web. Quindi è accessibile tramite un sito web che adesso lo andremo ad aprire. Sì, se possiamo riaprire il browser in modo tale che. Prima devo configurare Prego. Ok, nel frattempo, quindi è accessibile attraverso un sito web, andremo a vedere. E questa piattaforma, dicevo, ci consente di inserire contenuti descrittivi, testo descrittivo all'interno dei video. Voi sapete, magari non tutti, o potete immaginare perlomeno come funziona il processo classico attualmente in uso di produzione di un'audiodescrizione. Facciamo un esempio proprio pratico. Ok, il sito è tellmewhat.eu. Dicevo, conoscete più o meno, potete immaginare qual è il processo di produzione di un'audiodescrizione. Ammettiamo di dover audiodescrivere un film. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del film, ovviamente, di un professionista audioscrittore che sa interpretare, diciamo, le parti del film, sa cogliere, valutare, individuare le parti del film che devono essere audioscritte, produce l'audiodescrizione e poi non finisce qui. C'è bisogno di uno speaker, cioè di una persona che legge questo testo e di uno studio che effettua il montaggio delle varie parti audio all'interno del film. Quindi vedete, è un processo molto lungo, costoso, sono coinvolte diverse figure professionali e anche diversi strumenti a livello tecnico, no? Quindi se vogliamo produrre un'audiodescrizione di qualità, come minimo avremo bisogno di uno speaker professionista, di un piccolo studio di registrazione. Poi i tempi sono lunghi, immaginate che di dover poi modificare questa audiodescrizione per qualsiasi motivo. Bisogna andare a ripetere l'operazione, cioè bisogna andare a registrare nuovamente, sostituire la parte, diciamo, precedente e montare la parte audio nuova. Quindi un processo molto lungo e che richiede tempo e costi. Noi abbiamo cercato di agevolare questo processo consentendo, diciamo, agli audioscrittori di poter effettuare, di poter audioscrivere qualsiasi tipologia di video in piena autonomia, cioè semplicemente collegandosi a una piattaforma web, caricando un video e andando a inserire dei testi. E qui nella non so dove, proiettato la prima parte, avete la schermata
diciamo così, interfaccia principale di questa applicazione web, che si chiama appunto Tell Me What, dove già avete, diciamo così, sinteticamente illustrato il processo attraverso cui produrre la descrizione, quindi semplicemente caricare il video, inserire il testo e poi scaricare il video con la doppia traccia. Andiamo ad entrare, entriamo nella, dunque, entriamo nella, sì, nella piattaforma con un account che ho precedentemente creato. Questa prima interfaccia abbiamo l'elenco dei video che abbiamo caricato e su cui stiamo lavorando. Andiamo, intanto vediamo come poter caricare intanto un video, video, il nostro video da autodescrivere. Andiamo su Upload a New Project, vado a memoria perché abbiamo cambiato recentemente le etichette, quindi ok. In questo modo basta semplicemente trascinare il nostro video in MP4 e avremo poi il video caricato. Ora questo processo non lo facciamo perché non abbiamo video da inserire qui nel computer locale, soprattutto richiederebbe tempo, non ha senso. Quindi poi una volta comunque il video viene caricato, l'utente viene reindirizzato automaticamente nell'interfaccia principale. Su questo andiamo tramite My Videos. Sì, perché sì, ovviamente sì. Ok, che abbiamo già precedentemente caricato un video, basta cliccare sul video per poter accedere alla nostra interfaccia e inserire esattamente la descrizione. Allora, notate, abbiamo, diciamo, l'interfaccia compone di diverse parti. Intanto chiedo una domanda tecnica, abbiamo l'audio qui? Sì, Sì, ci dovrebbe ok, essere, però perfetto. non so se è agganciato al PC. Proviamo a verificarlo perché in questa fase è importante. Andato qua davanti, ok, e non sto, quindi abbiamo, forse ok, abbiamo. benissimo, quindi l'interfaccia è suddivisa in diverse parti, ma io già ci sono sicuro che osservando le slide già avrete capito, avete intuito come funziona il software. Abbiamo un player video che possiamo appunto visualizzare il nostro il video che abbiamo caricato. Abbiamo a destra chiamiamolo un piccolo form per inserire il testo di descrizione più diversi elementi appunto che lo caratterizzano e sotto, poi vedrete, verranno elencati tutti, diciamo, tutti gli script o descrittivi che abbiamo inserito nel nostro video. Facciamo subito un esempio, possiamo intanto fare play, in questo modo. E facciamo stop, qui già sappiamo, già possiamo inserire un testo, per esempio, anche l'utente non capisce cosa sta succedendo, anche se sente il rumore della bici, però non vede, ovviamente non può immaginare che il personaggio sta camminando, no, in una strada bianca con una bici. Quindi già secondo me in questo punto possiamo inserire, andando ad inserire il testo di autodescrizione. E intanto sopra vedete abbiamo la durata che ovviamente è caratterizzata dal punto di inizio e il punto di fine. Il punto di inizio è quello in cui siamo ora, in cui il nostro diciamo, cursore si trova sulla timeline. Ovviamente possiamo spostarlo avanti e indietro o possiamo inserire manualmente il tag temporale in cui il testo diciamo, deve essere inserito. E però adesso okay, penso che siamo nel punto giusto, quindi possiamo già scrivere per esempio la bimba percorre la strada in bicicletta, diciamo, no? Un esempio. Scrivo io, Certo, grazie. corre, no, strada,
Ovviamente questo software, adesso lo dico, ma così giusto per essere chiaro, non è un software ad uso dei non vedenti. Questo è chiaro, no? Non possiamo utilizzare questo software. Ovvero potremmo pure utilizzarlo con uno screen reader, per carità, però non è un software come potete ben immaginare ad uso dei non vedenti, perché il cieco non può certo autodescriversi un video, no? Sarebbe il colmo dell'assurdo. Quindi è un software ad uso dei vedenti affinché possano, diciamo, essere in grado di produrre materiale accessibile per i non vedenti. Quindi questo era chiaro, volevo sottolineare per esperienza, non lo do mai nulla per scontato. Ok, a questo punto possiamo regolare vari parametri sotto, per esempio la velocità, il tono e la lingua. Intanto andiamo a regolare la lingua perché se no facciamo un Io casino, mettiamo ho narrator. narrator, abbiamo diversi tipi di voce, quindi per ogni lingua ci sono diverse voci e queste sono voci che penso che gli esperti del settore già conoscono perché sono le voci di Ivona, noi siamo le speech API di Ivona per produrre, diciamo, la parte vocale del testo che andiamo ad inserire. In questo caso scegliamo per esempio italiano Giorgio. Io avrei scelto Carlo. Carla non ci piace tanto. Allora ragione. Giorgio. Quindi ok, e andiamo ad inserire premendo il pulsante, non so, A description. scusate, ma abbiamo recentemente cambiato qualche etichetta, quindi non sono sicuro di ricordare la memoria. Ok, a questo punto mi confermi che nella parte sottostante è stata inserita la descrizione? Ok, cosa abbiamo? Forse non ho premuto bene. No, ho premuto, Questo ma... è un problema di rete? È calcolato automaticamente in base alla durata della, diciamo, della parte audio, del segmento audio. Ah, ok, sì. Problemi di rete, direi. Quindi Direi che è un purtroppo problema dobbiamo un di attimo rete. fermarci, come facciamo? Adesso aspetta, Ok. provo a riconnettermi. È andata giù la rete. E può succedere, cioè, non lo tengo. Allora, aspettiamo Sto facendo qualche il secondo. reboot del Perfetto. Questo è l'effetto demo, no? E Capita sempre. certo. Quindi, intanto mettiamo di questo, diciamo, periodo di attesa. Per dire che il software può essere sperimentato da tutti voi, diciamo, la nostra così, politica demo, diciamo così, consente all'utente di usare il software per un periodo di prova di 14 giorni, durante il quale può autodescrivere dei video per un massimo di 1 giga, e quindi 14 giorni, diciamo, l'utente ha modo di capire se il software può essere adatto alle sue esigenze. Un concetto importante voglio sottolineare è che noi prima di produrre un software del genere abbiamo effettuato una ricerca, un sondaggio in diversi paesi europei per capire se l'utente magari che è tutto e niente, se cioè, i vari target dell'utente fossero più o meno pronti, diciamo così, uso questa parola perché tutto il significato che raccoglie, ad avere, diciamo così, video accessibili, audio scritti attraverso sintesi vocale, quindi rinunciare alla qualità della voce umana, diciamo no, per avere però una maggiore quantità di contenuti video accessibili, no? Quindi ovviamente questo sistema è un sistema che abbassa moltissimo i costi, quindi è possibile produrre una maggiore quantità di materiale audio scritto, ma ovviamente si deve rinunciare alla qualità della voce umana. Però ovviamente i non vedenti, soprattutto i giovani, in questo sondaggio hanno risposto positivamente perché sono abituati alla sintesi vocale, no? Quindi utilizzano il computer tramite screen reader, hanno studiato tramite lo screen reader, fanno ricerche, navigano, utilizzano il computer per il tempo libero tramite lo screen reader, perché no, anche no, guardare un film con una descrizione, diciamo, letta da una sintesi vocale. Quindi noi, forti di questo feedback, abbiamo deciso di investire su questa piattaforma. Andiamo a vedere se funziona. Abbiamo Molto inserito la prima riga. bene. Ora proviamo a tornare indietro nel video.
fatto. Sì, sì. Facciamo play. Facciamo play. La vita del cuore e la strada in bicicletta. Facciamo stop. Ovviamente qui dovremo poi, la, diciamo, la scrittura può aggiustare il volume della voce, della sintesi vocale in base, no, alla, diciamo, al volume originale del video. Ovviamente ci sono delle regole precise per poter scrivere. Per esempio, insomma, non bisogna mai inserire il testo di audiodescrizione che copre in qualche modo parti audio del film che sono significative, non solo il parlato, perché è impossibile ascoltare due voci che parlano sopra una sopra l'altra, ma anche per esempio parti importanti. Per esempio, non so, in un film thriller, per esempio, una porta che si chiude, no? Per esempio, una porta che si chiude è importantissimo e si cerca, insomma, di non autoscrivere sopra, proprio per lasciare il gusto all'utente di ascoltare il rumore originale. Quindi sono delle regole che devono essere osservate. Noi, parallelamente a questo software, abbiamo anche una piattaforma per la formazione. Quindi chi decide di iniziare a intraprendere questo, diciamo, questa attività di audiodescrizione, sia a livello occasionale, perché magari per un progetto specifico, oppure sia a livello professionale, noi oltre a fornire il software forniamo anche una, diciamo, un percorso di formazione proprio per garantire anche la qualità dei contenuti audiodescritti. E poi un altro concetto importante: si può andare a modificare l'audiodescrizione, per esempio facendo clic sulla parte, diciamo, inserita, e vedete che il formulario si popola delle informazioni di questo script, e possiamo poi modificarlo. Quindi possiamo modificare l'inizio, il testo, o anche la voce, il tono e la velocità. Quindi abbiamo una serie di opzioni che ci aiutano ad ottenere, diciamo, il meglio possibile. Per il futuro stiamo pensando di implementare una nuova funzionalità che consente, parallelamente alla descrizione, di inserire anche i sottotitoli. Quindi con un'unica piattaforma possiamo rendere accessibile un video, no? Sia per utenti con disabilità visiva, sia per utenti con disabilità uditiva. Quindi un solo software, una sola operazione, e, diciamo, no, tempi più rapidi e costi più ridotti. Perché la diffusione e l'accessibilità non è sempre e solo una questione di sensibilità, ma anche una questione di costi, soprattutto nell'ambito della produzione video. Quindi passare i costi significa anche dare la possibilità alle persone di avere un maggior contenuto multimediale accessibile. Adesso non voglio, diciamo, fare marketing o propaganda, però parlando di costi, questa è una piattaforma che ha un costo mensile di 9 euro, quindi che serve a noi, come avete immaginato, più che altro per coprire i costi di gestione del server, no? Di tutte queste cose che diciamo sono indispensabili per far girare una piattaforma di questo genere. Quindi questo più o meno è tutto. Adesso lascio spazio alle vostre domande, anche perché, come avete visto, l'utilizzo è molto semplice. Abbiamo visto come funziona l'interfaccia. Ah, un'ultima cosa, il download. Stavo dimenticando. Una volta che il video è stato prodotto e il lavoro terminato, si può ovviamente scaricare questo video in diverse forme. La più interessante è quella di scaricare il video con la doppia traccia audio, quindi traccia originale più la traccia di descrizione, che può essere attivata o disattivata a seconda dell'utente che abbiamo di fronte. Questo ci consente di produrre video per tutti, no? Quindi poi lo stesso video può essere ascoltato con la descrizione al non vedente oppure in maniera ordinaria. Il download non è immediato, poiché c'è un processo di preparazione, come sapete, che avviene all'interno del server. Quindi una volta fatto clic sul pulsante, quando torniamo in alto, e preparare il server elabora, diciamo, tutto il nostro lavoro, e poi invia un'email all'utente con il link per scaricare il video quando il video è pronto. Quindi questo un po', ecco, in generale il funzionamento. Poi se avete delle domande anche tecniche, insomma, prego. Non ci sono domande? 3, 2, 1, approvo. Così proprio, applauso. Grazie.